Negli ultimi anni si è assistito ad un preoccupante incremento delle aggressioni contro gli operatori sanitari. Questo fenomeno, sotto forma di violenza psicologica, verbale o fisica, assume rilevanza sia in ambito nazionale che internazionale. Ci sono dei fattori di moltiplicazione delle aggressioni che spesso stanno proprio nella disorganizzazione dei luoghi in cui magari si dilata maggiormente l'attesa. Ecco, quelli sono ad esempio dei fattori di moltiplicazione che determinano poi magari l'esplodere dell'aggressione. L'aggressione sarà punita pesantemente, ma ci dovremmo concentrare anche su chi non ha pensato a ciò che si poteva fare prima. Attuazione di modelli organizzativi che preservino i lavoratori, ma anche in fondo chi si serve di queste strutture, perché siamo in un ambito dove i precetti costituzionali ed euro-unitari sono assolutamente fondamentali. L'articolo 32 della Costituzione è una convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 2019 che ha definito per la prima volta il concetto di molestia nell'ambiente di lavoro, definendo come molestia anche un unico comportamento inaccettabile, quindi introducendo, come potremmo dire, una sorta di soglia di tolleranza zero. Di questo e dell'indagine esplorativa sul fenomeno della violenza nei confronti degli operatori sanitari afferenti al sistema sanitario regionale pugliese si è discusso durante un convegno a caratura regionale organizzato dalla ASL BT a Bicelli. Un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità attesta che addirittura un operatore sanitario su due nel corso della propria carriera è stato vittima di violenza. Questa riguarda un po' tutti quelli che sono i profili professionali degli operatori sanitari, soprattutto in quei luoghi che sono quelli di maggiore affluenza dei cittadini, quali appunto il pronto soccorso.